Allora, sono qui, sono venuto a Thun, in Svizzera tedesca, a trovare questo mio amico che fa il cuoco, di origine napoletana, anzi di Nola, e mi ha dato in mano il suo Maserati, perché qui fare il cuoco si guadagna bene. Ok, allora fai sì, però, sì, però purtroppo qua in Svizzera bisogna tenere i limiti. Cioè, nonostante tu hai un contachilometro 320, qui... No, ma il fatto sai qual è? Però un bel motore. È che praticamente il Piteco penso, no? Che per avere una macchina così, oppure fare un certo stile di vita, sia molto, diciamo così, difficile qua in Svizzera. Cioè una macchina così è uno stile di vita ben pagato, in Italia facendo un lavoro onesto non te lo potresti mai permettere. Vabbè, certo, tu ma sei questo è chiaro, no? Tu sei capo. Io non sono il capo di nessuna ditta, io sono un lavoratore onesto e normale. Vabbè, fai il faccio cuoco. Guadagno bene, giustamente. Insieme a tua moglie guadagni bene. Esatto, noi lavoriamo in due. E ti puoi permettere il Maserati. Siamo da 7 anni qua in Svizzera. Io non butto, a differenza degli altri italiani che vivono all'estero, io non butto merda su questa nazione che a me ha dato tanto. A me ha dato tanto questa nazione, ha dato il modo di realizzarmi in un certo modo, di portare qua le mie idee. Invece in Italia avevo capito che stare in Italia, anche avendo un lavoro, non avevo mai un frutto, cioè non mi fruttava mai niente, sia a livello economico che anche a livello di soddisfazioni personali. Io adesso sono molto contento e faccio un rimprovero ai giovani, perché io personalmente ho tantissimi di quegli amici che dicono ma io vorrei emigrare. Prima di tutto, per emigrare ci vuole il minimo di lingua, perché altrimenti, come diceva pure Lambrenedetto in alcuni dei suoi video, ti ritrovi in mani di qualche italiano che... Ma tu, tu quante lingue parli? Io parlo quattro lingue, tra cui il francese e il tedesco, che sono molto importanti in Svizzera, sono tra le lingue primarie, anche se c'è anche il romanzo e l'italiano come lingua, però nelle zone in cui c'è molta richiesta di manodopera è molto importante parlare determinate, avere almeno le basi di queste lingue, ecco. Poi la cosa che vorrei dire è che ormai voi Piteci Capra vi lamentate sempre, perché è un continuo lamentarsi, non c'è lavoro, è così, è così. Ma avere le palle sotto per emigrare e fare le valigie per costruirsi un futuro migliore, nessuno non ce l'ha. Tu sei venuto da Nola, giusto? Io sono venuto da Nola, sono emigrato da che ero ragazzo. Adesso sono precisamente, come dicevo prima, sono da 7 anni qua in Svizzera con mia moglie. Abbiamo cominciato questo percorso con tante note positive, perché giustamente anche qua la vita non è facile, questo bisogna ammetterlo. Però a differenza dell'Italia è una nazione che tiene bene i suoi cittadini, ti fa pagare le tasse, ma dà anche dei servizi oltre che pagare le tasse. E, insomma, niente, io consiglio a tutti i giovani di scappare via ormai da questa nazione, da quella nazione che è l'Italia, perché ormai è finita, ragazzi, è finita in tutti i sensi. Cioè dovete avere i coglioni di trasferirvi, perché è l'unica soluzione se volete farvi un futuro migliore. E queste non sono cose nuove quelle che dico, però c'è tanta gente che fa solo chiacchiere, io vorrei emigrare, io vorrei andare, e alla fine nessuno non ha, o quasi non ha nei coglioni di fare questo tipo di scelta. Oltretutto, la cosa che più mi fa imbestialire è che in Italia c'è gente che la sua vacanzetta non deve mai rinunciare, e poi tutto l'anno a mangiare brodo, tutto l'anno a mangiare brodo e a lamentarsi in una continuazione. Ma perché ormai volevo chiederti una cosa, dimmi tu. Faccio un po' una domanda. Fammi un po' un questionario. Vabbè, ti faccio un questionario. Allora, a parte che è un piacere guidare qui sulle strade della Svizzera tedesca, tombino a livello e zero buche. Esatto, sì. Ma che cucina fai tu qui? Allora, io al ristorante dove lavoro. Allora, io ho trovato lavoro in un ristorante gestito da svizzeri, quindi
la mia proprietaria è proprio di qua, della zona Svizzera tedesca. Siamo qua nella Svizzera tedesca, precisamente come diceva la mia a Thun. E praticamente niente, io faccio cucina svizzera, faccio piatti tipici loro, mi sono adattato alla loro cultura, ho cominciato a studiare un pochettino i piatti, il modo di mangiare della gente di qua, e mi sono adattato bene. E questa è una cosa molto importante, perché pretendere di venire qua e imporre il proprio stile di vita non è il massimo. Ti manderà a fanculo. Esatto, esatto, perché qua la gente è molto diretta. E, oltretutto, non bisogna aspettarsi di venire qua e essere accolto a braccia aperte. Giustamente uno deve fare un percorso, per avere delle soddisfazioni in futuro. Beh, devi anche saper fare qualcosa, tu sei un cuoco e sai fare le cose, se arrivi qua non sai fare un cazzo, è un altro paio di maniche. Sì, 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 questo anche, bisogna avere anche un po' di esperienza. Tu adesso c'è qua tua sorella, mi dicevi anche. Io mia sorella qua mi si è stabilita, in Italia guadagnava 450 euro al mese, adesso vai a sinistra gamba. Stava bene, stava la grande. Allora, mia sorella adesso lavora in una boutique a Gstaad, anche mio cognato ha trovato lavoro come elettricista, sta facendo dei corsi di lingua. Ah, è venuto qua, tuo cognato e tuo cugino. Sì, quindi mio cognato ha trovato anche in Svizzera, adesso attualmente sta facendo dei corsi, come ripeto, di tedesco, quindi si sta adattando, no? Però voi vi aspettate che magari... Di svizzero tedesco. Giusto, sì. Voi vi aspettate che magari venire qua e subito domani vi danno 3-4 mila franchi puliti al mese. Questo qua proprio scordatevelo, perché come dicevo la nota molto più importante è la lingua. Ecco. No, beh, la lingua è saper fare qualcosa. E anche se, sì, come ripetiamo, anche saper fare qualcosa, questo è chiaro, no? Spiega un po' la cittadina qui, Thun allora, è molto carina, Thun, questo posto qua, è la prima volta che ci sono venuto anch'io. Thun è favolosa come città, diciamo qua, non per vantare, ma qua sono dei posti meravigliosi, sì, dove c'è molto turismo anche tra l'altro. Svizzeri o svizzeri tedeschi? Turismo tedeschi. Prevalentemente svizzero interno, sì, 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 è un turismo prevalentemente interno, è una zona, è anche verso Interlaken. Sì, Interlaken è sì, anche venendo qui passi veramente da paesaggi molto belli. Sì, ma, sì, 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 delle viste molto particolari. E tra l'altro, con tanti bei tombini a livello. Con tanti bei tombini a livello. Questo è da dire, no? Perché poi le cose giuste bisogna anche ammetterlo. No, qua adesso per farvi capire tante cose, no? Qua la gente lavora, ha delle soddisfazioni, si prende delle soddisfazioni personali, perché ogni lavoratore si aspetta che nella sua vita possa coronare delle soddisfazioni o anche coronare dei sogni, ecco. Invece in Italia i sogni te li tagliano. E poi innanzitutto un'altra cosa importante è quando voi siete in una nazione estera, la cosa molto più importante è mai buttare merda sulla nazione in cui si vive, come fanno tanti italiani o figli di immigrati che vivono nei paesi esteri, che stanno di tutta una continuazione a lamentarsi. Va bene, ne conosco un bel po' di questi qua. È vero, giusto, no? Sì. Io questa cosa la odio, perché anziché ringraziare, perché sennò se tu non eri svizzera, lavorando onestamente come lavori tu, come lavora tua moglie, col cazzo che ti compravi in Maserati. No, questo, beh, io ce n'ho anche un'altra di queste. Però io lavoro molto duramente. Beh, bisogna dire, siccome poi romperanno le balle, che giustamente tua moglie che lavora, che comunque lavora nel campo, anche lei degli alberghi, tu che comunque fai il cuoco, giusto, comunque se no Piteco mi rompe le balle, diciamo che comunque tu messi tutte e due insieme, non hai figli, sì, e porti a casa quello che in Italia porterebbe a casa un operaio quasi in un anno, tu lo porti a casa quasi in un mese e mezzo. Questo è vero, esatto. Poi è vero che qui la vita costa, sì. Paghi di cassa malati quanto pagavi
Poi, no, io di cassa, allora, premettendo che qua in Svizzera, come molti sapranno, sto dicendo niente di nuovo, in Svizzera la cassa malati è obbligatoria. Per sì, tutti vabbè, la vita ti costa, sì, l'affitto ti costa, sì, l'affitto, però con quello che guadagni tu e tua moglie ti puoi permettere di fare una bella vita. Ma perché questo, Lambre? Perché lo certo, Stato... Certo, nessuno ti regala niente, quante ore di lavoro fai tu? Io faccio delle... Dove vado? 9 ore di lavoro... Tutti i giorni? Tutti i giorni. Oggi è domenica, sei chiuso? Oggi io sono libero il sabato e la domenica. Ah, 5 giorni a settimana? In Svizzera, nella gastronomia, 5 giorni a settimana sono quasi sempre obbligatori. Beh, quindi fai 45 ore alla fine, sì. Non è che fai... Super giù, sì. Vabbè, buono, qualche... Però. Qualche volta mi ritrovo a fare qualche extra, sì, vabbè, ma alla normale. Fine il proprietario mi riconosce, mi riconosce appunto gli extra e vengo pagato qualcosa in più, no? Insomma. Però diciamo così, tornando al fatto della cassa malattia, degli affitti, sì, sono cari, però metti che uno, per esempio, tante altre cose... Sono diciamo così molto equilibrate, tipo il bollo della macchina, qua nella zona di Berna, magari non sarà in tutta la Svizzera, però nel bernese magari le... Sì, qua siamo a pochi chilometri di Berna. Sì, qua sono una quarantina di chilometri. Io direi di concludere il video, se no mi viene troppo lungo, se no... Sì. Io manderei un saluto... Allora io saluto i miei paesani innanzitutto, ciao, e gli dico continuate a ballare davanti al giglio, che io qua intanto mi godo la vita e sto bene. Un abbraccio a tutti, dai. Ciao, ciao.